Vieni Santo Spirito. Questo canto in realtà è la sequenza di Pentecoste, ma io ho voluto inserire nel ritornello proprio un appello, diciamo, a ritrovare la forza di questo sacramento, che è la confermazione e che è anche chiamato cresima, perché veniamo unti con il crisma. Ma in realtà si chiama confermazione perché conferma il battesimo, il nostro battesimo. È come porre un sigillo ulteriore a quello che era il sigillo sacramentale del battesimo. Ma nella cresima questo imprime ancor più profondamente quell'immagine di Cristo che abbiamo ricevuto nel battesimo e che adesso nella cresima diventa attivo nella testimonianza, essere pronti a vivere il battesimo che abbiamo ricevuto, e grazie proprio al dono dello Spirito Santo, perché il dono dello Spirito Santo ci rende non solo abili ad essere figli di Dio, ma abili a comportarci come figli di Dio. E allora questo sacramento è legato chiaramente allo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo, come dice la Scrittura, è l'energia e la forza di Dio che ci viene comunicata, ci rende forti nella prova, forti nella fragilità di ogni giorno, forti nella testimonianza, forti anche nel combattere il male, forti nel combattere la menzogna, le tenebre del mondo. Ed è proprio in questa forza dello Spirito l'entusiasmo del cristiano. Se l'Eucaristia è il culmine di tutto il cammino di iniziazione, la cresima è tra il battesimo e l'Eucaristia, ovvero sia il momento in cui noi, diventando capaci di vivere la nostra fede fino in fondo, compiamo questo cammino in maniera perfetta, diventando una sola cosa con Cristo attraverso l'Eucaristia e diventando nella Chiesa membra vive, capaci di testimoniare e capaci di essere una sola cosa con Cristo e una sola cosa nella testimonianza per il mondo, nel mondo, missionari, diciamo, di questa verità di fede. Allora le parole della sequenza, che sono meravigliose, le ho volute usare proprio per fare di questo un canto d'ingresso per la celebrazione della cresima, ma anche, volendo, il giorno di Pentecoste. Ma il ritornello sottolinea: vieni, Santo Spirito, e conferma la fede col tuo fuoco di grazia. Alleluia! Perché è il fuoco di grazia, che è lo Spirito Santo, che fa sì che la fede diventa incendio per il mondo. Come dice Gesù, io sono venuto perché portare il fuoco sulla terra. Ecco, questo dovrebbe essere quello che anima un cresimato. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni. Le parole della sequenza sono di una grandissima profondità e bellezza, perché mostrano questo Spirito che ci dà i sette doni, ovvero sia lo Spirito che diventa in noi sorgente di tante azioni, di tante desideri, di testimonianza, che dovrebbe veramente entusiasmare il cuore di tutti. Perfetto consolatore e ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Ogni strofa poi termina sempre con vieni, Santo Spirito, vieni. Dovremmo abituarci a questa, come si diceva una volta, giaculatoria, ovvero sia questa freccia che va verso Dio, perché questa è la traduzione di giaculatoria dal latino, e iaculum è la freccia, queste brevi frecce che vanno nel cuore di Dio. Vieni Santo Spirito, basta questo, vieni Santo Spirito. Quando ci sentiamo abbattuti, tristi, e in preda alla tentazione, in preda alla prova, vieni Santo Spirito. Sei riposo e riparo, sei nella prova sostegno, sei nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo i cuori dei tuoi fedeli. Tu purifichi ogni cosa, sani le nostre ferite, correggi il cammino.
con i tuoi santi doni, concede ai tuoi fedeli la salvezza eterna. Vieni, vieni, Santo Spirito. E allora invochiamolo, invochiamolo spesso, lo Spirito Santo, invochiamolo su di noi, invochiamolo sul mondo. Il mondo ha bisogno dello Spirito. Nella giorno di Pentecoste si dice che lo Spirito invade l'universo, ma invochiamolo perché veramente invada i cuori degli uomini, dissipando le tenebre del peccato, della violenza, e invece infonda la luce dell'amore.